25 e 26 maggio, sindaco, le Frecce Tricolori tornano all'Aquila per uno spettacolo aggregativo, un evento per famiglie ma non solo. Sì, un evento che dà lustro alla città dell'Aquila, che coinvolge migliaia e migliaia di persone in maniera trasversale rispetto all'età. Una grande festa e spero che saranno davvero migliaia le persone che accorreranno a vedere questo esempio assoluto dell'abilità, del genio e della competenza italiana. Consigliere Vittorini, dopo 27 anni tornano le Frecce Tricolore, uno spettacolo che purtroppo l'anno scorso è stato annullato. Perché bisogna venire a vedere le Frecce? Sì, esattamente, tornano dopo 27 anni all'Aquila. L'anno scorso, come giustamente ricordavi, l'esibizione fu annullata per l'evento luttuoso con la perdita del capitano Gersi. Prendemmo un impegno con la città e l'aeronautica nei nostri confronti di riproporre l'evento all'Aquila, e questa è l'ultima manifestazione prima dell'estate che si terrà nel territorio italiano, perché le Frecce poi voleranno negli Stati Uniti. Questo è uno dei tantissimi motivi per cui, come ricordava il sindaco, ci aspettiamo una grande partecipazione all'aeroporto dei Parchi, un asset su cui questa amministrazione sta investendo in maniera convinta grazie a un gestore serio ed affidabile. Sarà la festa delle famiglie, sarà la festa dei giovani ma anche dei meno giovani, per quello che è un simbolo identitario autentico della nostra nazione.